Quindi se tu vuoi sedurre una donna, tieni presente che le donne ti testeranno, ti faranno dei test, diciamo, per capire se tu, diciamo, sei cotto o meno. Ad esempio, un test potrebbe essere quello per capire quali sono le tue intenzioni, no? E potrebbero dirti... ma tu che cosa vuoi da una relazione sentimentale affettiva? Ti fanno ta a freddo questa domanda, no? E qua devi saper rispondere qualcosa, non è, perché possono fartela sia via chat sia dal vivo. Anche qua non devi mai cadere nella trappola di dare delle risposte certe, devi essere sempre vago. E tu devi rispondere girandole la frittata, dicendo: beh, dipende dalla donna che incontro, dipende da quello che la donna si merita, da quello che la donna riesce a stimolarmi. Io non ho nulla contro le relazioni a lungo termine, ma devo averle con una donna di qualità. Quindi, in questo caso, la metti in una sorta di doppio legame, no? Perché poi le fai capire che se tu te ne vai, è lei che non è di qualità, non è che sei tu di non qualità. Questa è una prima strategia che puoi utilizzare. Ovviamente altre ti fanno la strategia, cioè usano questi test per capire quanto tu, come dire, ti vuoi lodare, no? Ti lodi, no? Ti lodi perché ti dicono: ah, ma tu che lavoro fai? Tu che macchina hai? Ti fanno delle cose, delle domande sulle cose che possiedi, no? È ovvio che se uno dice: ah, magari io faccio questo, io faccio quello, cioè inizi ad autolodarti, verrai scartato, verrai subito visto come uno da sfruttare. E tieni presente che la figura che meno interessa a una donna è il cavalier servente. Il cavalier servente non serve, cioè quello che è sempre H24 disponibile nei confronti di una donna, non la cercherà mai, non la cercherà mai. Ci sono donne che dicono, ad esempio, cercano di dirti delle frasi, no, per vedere se tu sei disposto a offrire da bere. Magari hai conosciuto una in un bar e ti dice: ah, ho sete. E tu, se tu vai lì e dici: dai, vieni, ti offro da bere, ha capito che sei un giuggiolone, che basta che tu, che lei ti dica qualcosa e tu offri subito, no? E invece: ah, hai sete, vuoi offrire da bere? Grazie, accetto volentieri, ti darò il privilegio di accettare che tu mi offra da bere. Bisogna sempre farsi vedere come maschio alfa, cioè come un maschio dominante, come un maschio che non ha bisogno di lei per essere, come dire, felice, perché ci sono tante donne che lo cercano e questo deve mettersi, perché le donne, come gli uomini, ma le donne forse ancora di più, vivono la competizione tra donne, quindi giudicano un uomo interessante se lo giudicano altre donne interessante. Sembra strano, ma le cose funzionano in questo modo. Quindi tu la prima cosa che devi fare è avere come possiamo dire, una tua caratteristica di sicurezza, dimostrarti sicuro, dimostrarti, come dire, sicuro di te, dimostrare che sai esattamente quello che vuoi. Per la cosa fondamentale è avere, ad esempio, un buon linguaggio del corpo, un buon linguaggio del corpo. Un linguaggio del corpo centrato su di te, un po' marziale, anche un po' rigido, perché deve trasudare mascolinità, deve trasudare, diciamo, non è che devi essere macho nel senso tatuato, camionista tatuato, assolutamente no, ma è la sicurezza che devi emanare che fa capire che sei un uomo, diciamo, sicuro di te, centrato su di te. Quindi non serve, cioè, io ricordo ancora i tempi, no? Non so se tu ricordi, se no vattili a vedere perché sono interessanti, no? I film Happy Days dove c'era Arthur Fonzarelli, no? Un po' il seduttore, eccetera. Allora, non serve avere, diciamo, essere maciste, no? Per trasudare sicurezza.
Però è molto importante l'eye contact, è molto importante il linguaggio non verbale. È ovvio che anche fisicamente più ti tieni in forma meglio è, però compatibilmente con i tuoi anni, eccetera, eccetera, però è fondamentale un buon linguaggio del corpo che trasudi sicurezza in te stesso. Questo è il punto fondamentale. E poi, diciamo, è anche molto importante nella gestione del linguaggio non verbale tenere presente che ci sono i quattro canali di comunicazione non verbale, che sono la prosemica, la cinesica, la paralinguistica e il contatto fisico. Quindi non aver paura di avvicinarti a una donna perché generi microtensioni, avvicinati lateralmente. Poi, però, è anche importante per produrre emozioni se questa persona, questa donna in generale, non si mette a complementare le tue esigenze. Cioè, un saluto a Roxy, Roxy Rosa, benvenuta. Cioè, se hai a che fare con una donna che se la tira, se hai a che fare con una donna che, diciamo, in qualche modo vuole testarti e vuole vedere se tu le corri dietro scodinzolando come un cagnolino, beh, la cosa peggiore che puoi fare è inseguirle e scodinzolarle dietro, perché verrai etichettato come l'amico, ma l'amico si chiede e all'amante si offre. Quindi in questi casi è molto importante smettere di cercarla, perché nel momento in cui tu smetti di cercarla, cioè fino a ieri magari le mandavi messaggi, eccetera, la cercavi, nel momento in cui tu smetti di cercarla, vai a creare dentro di lei un dubbio, vai a lasciare una gestalt aperta. Ma come mai questo che, come dire, magari mi cercava sempre, che ne so, tutte le mattine mi mandava un buongiorno, buonasera, eccetera, eccetera, adesso smette di farlo, ha smesso di farlo. E questo genera un dubbio. Ovviamente, ripeto, questa forma di penalizzante, se vogliamo, deve essere attuata se questa se la tira, se non si pone a complementare le tue esigenze. Perché il concetto di fondo è che tendenzialmente facciamo il contrario, no? Se una scappa, noi inseguiamo, però il problema è che più tu insegui, più la metterai in fuga, più lei avrà sicurezza che tu sei, come dire, un cavalier servente, e il cavalier servente in amore è perdente, diciamoci la verità. Il cavalier servente in amore è perdente. Se vuoi essere vincente, devi, come dire, sapere attrarre, non essere attratto. E quindi, certo, poi dovrai magari fare anche il primo passo, dovrai anche, però sempre mettendo dei vincoli, no? Quando inviti una donna, non è che devi dire vediamoci quando tu vuoi, io sono disponibile, perché se no così lei ti dirà va bene, quando non c'è nient'altro da fare, invito questo, gli scocco una cena, gli scocco qualcosa e arrivederci, grazie, no? Perché purtroppo questo fa parte un po' della natura, no? Intanto devi suscitare desiderio e quindi farle vivere la competizione con altre donne, cioè lei deve pensare che ci sono altre donne che sono interessate a te. E per questo serve, come dicevo prima, un buon atteggiamento mentale, un buon mindset. Un saluto a Gina, un buon mindset, che vuol dire una buona sicurezza in te stesso, perché se è ovvio che se ti dimostri come insicuro, come vedi lei come vedere la Madonna, è ovvio che, come dire, tendenzialmente poi alcune donne se ne approfitteranno, soprattutto se abbocchi a tutti gli shit test, no, che ti fanno, ti dicono: "Eh, ma tu che lavoro fai? Eh, ma tu che macchina hai? Eh, ma tu dove vivi?" E tu inizi a cercare di arrampicarti sugli specchi per far vedere che sei realizzato, eccetera, eccetera. E beh, lei capisce che se questo, insomma, c'era il vecchio proverbio, no? Chi si loda si imbroda. E molti uomini si imbrodano da soli, no? L'autoqualificarsi non ha nessuna cosa. Devi sempre, come dire, scansare queste cose, non cadere nella trappola di autoqualificarti, perché autoqualificarsi e come vuol dire squalificarsi? Non verrai visto come un maschio alfa, ma verrai visto come un maschio gregario. Il maschio alfa è il maschio dominante del gruppo, il maschio beta è il maschio gregario. Se ti autolodi, io sono qua, io sono là, non otterrai nessun risultato, cioè otterrai dei risultati. Il risultato è che questa ti vedrà come un erogatore di servizi, però
Perché spesso molte donne hanno due figure, no? Di riferimento. Quello che amano, diciamo, e quello che sfruttano. Questo è, non tutte ovviamente, però se tu ti porrai come dire, disponibile H24, la inviti dicendo, guarda, quando vuoi per te io mi libero, sarò sempre disponibile, non c'è problema. Lei ti terrà lì un giorno che non sa cosa fare e ti schioccherà le dita e tu arriverai. Ma invece, no, tu dovrai mettere dei grossi vincoli, anzi, dovrai andare a suscitare desiderio dicendo, ah, sì, mi piacerebbe una volta uscire con te, mi piacerebbe una volta uscire con te, però sono pieno di impegni in questo periodo, sai, ho un sacco di inviti qua, là, su, giù, mi mette male, però una volta capiterà, senza dire, devo fare questo di specifico, è lei che deve lavorare di fantasia, no? Un sacco di impegni, senza dirgli che impegni, è lei che dovrà proiettare che impegni hai, perché quindi dovrai gratificare da un punto di vista logico, mi piacerebbe uscire con te una volta, eccetera, eccetera, ma un sacco di impegni, purtroppo non si può fare, no? E quindi tu, come dire, ti avvicini e sei tu che ti allontani, ad esempio, no? Questa è un'altra strategia molto utile per innescare desiderio, perché come dicevo prima, è ovvio che nella seduzione, qualunque sia il tuo obiettivo, che sia portartela a letto, che sia avere una relazione, che sia qualunque sia il tuo obiettivo, devi prima, come dire, acquisire potenziale di seduzione. Il potenziale di seduzione è quanto, come dire, quanto ascendente hai fondamentalmente nei confronti di una persona. E quando dovrai invitarla, non è che tu dovrai invitarla, dovrai mettere dei paletti ben definiti, no? Cioè, ah, guarda, se vuoi io posso, magari l'ideale sarebbe se tu sai che lei a qualche impegno, che ne so, metti che poi nel corso del tempo ti ha detto che, diciamo, che ne so, il giovedì sera va a fare il corso d'inglese, butto lì una cosa. Tu poi ti dimentichi tutto, la inviterai quando sei teso bene l'elastico, di guarda, se vuoi una sera, guarda, giovedì sera sono libero, se vuoi ci vediamo per un caffè, che ti dica di no o che ti dica di sì. Tu uscirai sempre vincente, perché se ti dice di sì e rinuncia al suo corso di inglese, tu acquisisci potenziale perché hai rinunciato a qualcosa per te. Se ti dice di no, tu hai semplicemente l'informato, tu non è che avevi detto vediamoci, tu butti lì la frase, guarda, giovedì sono libero, se vuoi ci vediamo in quel caffè, bla bla bla, e lei dovrà decidere se sì o no. Se ti dice di sì, acquisisci potenziale. Se ti dice di no, non ne perdi di potenziale, ma hai un'informazione semplicemente che non hai ancora acquisito un potenziale pari al suo corso d'inglese, fondamentalmente è quello, no? E quindi a quel punto lì dovrai allontanarti. A quel punto lì, se lei ti dice di no, tu dovrai allontanarti, non dovrai più cercarla, perché dentro di lei dovrà saltare il dubbio. Ecco, non gli ho detto di no e adesso non mi cerca più. Questo è il concetto, no? Quindi, se che ti dica di no, se che ti dica di sì, hai sempre, diciamo, sei sempre, tra virgolette, gestisci sempre tu la situazione, no? Perché in un caso inneschi, diciamo, come possiamo dire, cioè se tu dici, se lei ti dice di sì e rinuncia al corso di inglese, acquisisci potenziale perché fa una cosa per te. Se invece ti dice di no e tu smetti di cercarla, inneschi magari dei meccanismi di sensi di colpa, non gli ho detto di no, non mi cerca più, eccetera, eccetera. Per cui queste sono un po' le strategie. La cosa fondamentale è che non bisogna essere bisognosi, insomma, e soprattutto non bisogna essere cavalier serventi, perché il cavalier servente, ricordati sempre, il cavalier servente in amore è perdente, c'è poco da fare, il cavalier servente in amore è perdente. È perdente perché viene etichettato come un maschio gregario, come un maschio bisognoso, come dire, il maschio alfa non è bisognoso, non è bisognoso perché piace a tante donne. Se uno piace a tante donne, alla fine non è che è bisognoso di una in particolare.
Quindi il maschio alfa ha il vantaggio che sono le donne a viversi la competizione con lui per essere, tra virgolette, le prescelte. È ovvio che se tu vieni identificato come maschio alfa avrai tante possibilità di conquista. Se vieni identificato come maschio beta, come maschio gregario, come maschio, diciamo la verità, di basso valore, non riuscirai a conquistare, anzi. Tendenzialmente verrai utilizzato, verrai sfruttato perché, come dicevo prima, gli amici si chiede, per cui ti chiederanno di scarrozzarle in giro, ti chiederanno di fare questo, di fare quello e poi andranno con un altro, fondamentalmente andranno con un altro che sarà un altro, un maschio alfa, però, perché tendenzialmente la donna è proiettata verso questo maschio alfa. Bene, quindi iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Mi raccomando, iscriviti al canale.